Ok, eccoci in diretta. Mi armo per bene. Diretta Randstad Sport. Ciao a tutti. Ok, cominciate ad arrivare. Sarebbe bello fare come Bobo Vieri che appena entra arrivano a 30.000. Però spettacolo, guarda qua come crescete. Ciao a tutti, oggi sono particolarmente contento e emozionato perché, a parte che inviterò uno che praticamente, un personaggio che praticamente è qui vicino di casa, perché lui abita qui a Mugnano, io sono a Solomeo in provincia di Perugia, quindi siamo vicinissimi, e poi soprattutto un grande calciatore che insomma quando ero ragazzino mi aveva fatto sognare parecchie volte. Quindi sono molto felice di invitarlo. Ciao Laura, visto che mi hai detto che mi dovevo concentrare, sono qua presente. Allora, inizio con una piccola introduzione, come al solito, per darvi il benvenuto e soprattutto per spiegare il senso a chi si collega per la prima volta di queste dirette. Quindi, queste dirette sono state ideate dal marketing di Randstad e dal team di Randstad Sport. E abbiamo deciso di fare queste dirette Instagram anche in questo periodo per poter trasferire ciò che riusciamo a realizzare attraverso la metafora dello sport in tutte le organizzazioni e come cerchiamo di fare formazione. Quindi abbiamo deciso di organizzare questi incontri live su temi generali e più attuali legati ai valori dello sport e alla loro valenza formativa e ispirazionale, però anche in riferimento a stili di condotta e modelli di lavoro. Quindi cercheremo di parlare con l'ospite di oggi, come tutte le altre volte, anche una chiave di rilettura organizzativa, comunque attuale, rispetto a cioè dei vari temi che andremo a parlare. Ora io aspetto che si colleghi il grande Fabrizio, che lo vedo già, e lo invito noi, perché non voglio aspettare. Quindi vediamo un po', siamo in attesa di Fabrizio. Eccolo qua! Grandissimo! Ciao Jack, buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio a te, bellissimo averti qua. Poi tra l'altro stavo dicendo prima in apertura che siamo vicinissimi, praticamente Sì, di là siamo da questa vicini. collina ci abiti tu. Siamo veramente vicini e quindi è carino anche per questo, no? Molto Mi bello. ha fatto veramente piacere questo tuo invito e io averlo accettato. Sono veramente molto molto contento di poter condividere con te questi momenti e con tutti quanti quelli che ci seguono. Grande, stiamo una mezz'oretta insieme, ci facciamo una chiacchierata di sport e soprattutto legata anche a tutto ciò che può essere, come dicevo prima, riletto anche in chiave organizzativa e anche in chiave non soltanto aziendale, ma abbiamo anche tanti ragazzi che ci seguono, quindi può essere anche molto utile ciò che tu racconterai e i tuoi trascorsi anche ai ragazzi, no? Che stanno affrontando un momento comunque non semplice adesso, non possono andare a scuola, so che anche tu hai figli, insomma c'è un bel disagio in giro per l'Italia. Allora, Fabrizio, se tu sei d'accordo, io ti Sì. presento velocissimamente, Sì. sperando di fare bene il mio lavoro, e poi entriamo nel vivo della nostra diretta. E come vedi, ci stanno cominciando a seguire sempre più persone. Già dico a tutti quelli che ci stanno seguendo che se vogliono fare domande, io alla fine prenderò un 10 minuti per leggerle e girarle a Fabrizio. Quindi tranquilli, andate, sbizzarritevi che Fabrizio è qua con noi. Tra l'altro, Fabri, tutti i colleghi che ti hanno già conosciuto mi hanno detto di salutarti perché erano Grazie, felicissimi di vederti contraccambia. tu alla grande. Allora, abbiamo come ospite con noi oggi Fabrizio Ravanelli, che sono felice di poter dire che è un amico. E ha giocato, è stato un grande calciatore italiano, ha giocato nel Perugia, nell'Avellino, nella Casertana, nella Reggiana, nel Middlesbrough, all'Olympique Marsiglia, poi altre, ma non le sto a citare tutti, ma soprattutto ha giocato con la Lazio, con la quale ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, e con la Juventus, con cui ha vinto Coppa UEFA, Coppa Italia, scudetto, Supercoppa italiana e una Champions League. Con la nazionale, Fabrizio, hai collezionato 22 presenze facendo 8 gol e per due volte, nel 95 e nel 96, sei stato candidato al Pallone d'Oro.
Hai chiuso la carriera a Perugia nel 2005, dove poi abiti con la tua famiglia vicino a Perugia, a Mugnano, e oggi sei allenatore e ambasciatore della Juventus nel mondo. Sì, perfetto, non Direi hai che l'hai sbagliato fatto. niente, hai Non ho studiato sbagliato. bene, hai studiato Grande, grandissimo. Direi che hai bene. una discreta carriera, veramente impressionante, e con te vorrei ripercorrerla in maniera molto ampia, ma soprattutto, cioè, prendendo tu stimoli dai vari momenti che hai vissuto, parlando di alcuni argomenti specifici. Il primo che vorrei affrontare con te è il tema del talento e dell'impegno. Io conosco la tua storia, mi piacerebbe che tu raccontassi a queste persone collegate con noi se è stato più utile per te scoprire il tuo talento o costruirlo con determinazione passo dopo passo. Perché sappiamo che non è abbastanza sapere di avere un talento, bisogna lavorarci sopra. Tu, da gregario, perdonami questa parola, con cui sei ripartito in un grande club come la Juventus, poi sei diventato uomo squadra e hai segnato in finale di Champions contro l'Ajax, cioè hai fatto la differenza. Ma quando sei partito, non è che tutti pensavano che tu potessi essere quello che faceva la differenza. Ecco, vorrei che tu parlassi di talento e lavoro. Guarda Jack, il talento credo che come sia, credo, conosciuto da tutti quanti, uno lo deve avere dentro, però lo deve coltivare, lo deve tirare fuori e oltre al talento servono tanti altri fattori. Io credo che nella mia carriera mi sia servito tantissimo il carattere, l'impegno e l'umiltà. Bisogna dire che oltre al talento, a questi fattori, è importante anche il modo con cui tu vivi la vita, nel senso in quale la tua famiglia, a me per dire, è stato un punto di riferimento. Mio papà, lo ribadisco ancora una volta, era il mio eroe, è stato il mio eroe, è stato il mio punto di partenza e il mio punto d'arrivo, nel senso che vedevo i sacrifici che faceva lui per poter portare avanti una famiglia, qualche volta abbandonava il lavoro per accompagnarmi, a giocare a calcio a Perugia, io non avevo la possibilità di andare a Perugia perché nel mio piccolo paese di Mugnano non c'erano a certi orari pullman e quindi o andavi in autostop o magari qualcuno ti doveva accompagnare. E quindi tutte queste cose mi hanno formato a livello caratteriale. Io ho vissuto sempre il mio sogno che avevo nel cassetto da piccolino di fare il calciatore. È logico, erano altri tempi e quindi non c'era tutto questo che quello che c'è oggi in questo mondo che ci circonda, i social e tante altre cose. Quindi la mia base principale è la mia grande passione per il calcio e l'ho coltivato in continuazione, quotidianamente, a iniziare da tutti i giorni come uscivo a scuola a fare abbattimuro fuori dal garage di casa Grande, grande. e quindi ho costruito questo mio sogno perché avevo questo sogno di diventare calciatore e la mia famiglia devo dire che mi è servita tantissimo perché da mio papà a mia mamma partivano la mattina e tornavano la sera, partivano la mattina alle 6 e tornavano la sera alle 6, il nonno che faceva il calzolaio, la nonna che non poteva camminare, aveva due bastoni, quindi sono cresciuto in una famiglia dove la volontà, la voglia di mettersi in discussione, la voglia di lottare con i continui problemi mi ha aiutato anche a capire quello che poteva essere il mio sogno e per poterlo raggiungere. Quindi mio papà faceva tanti sacrifici, tutta la mia famiglia, per poter portare avanti una famiglia e cercare di dare comunque quei valori importanti sia a me che a mio fratello e per accontentarci nel poter vivere anche noi le nostre passioni, che in quel momento era il calcio. E quindi io andavo a fare l'allenamento finito quando poi sono stato preso dal Perugia con il mio sacco della C Perugia, che c'era scritto orgoglioso di mettere questo sacco e di andare in giro, mangiavo il mio panino finita la scuola e poi andavo al campo. Finito l'allenamento, se non c'era papà, tornavo in autostop. E quindi tutte queste cose mi hanno aiutato nella mia vita, sono state fondamentali per vivere il mio sogno. Ho sempre lottato, mi sono sempre allenato tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Ho capito qual erano subito dalla mia famiglia, qual era la cosa importante da fare per poter vivere questo sogno. Il talento è logico, lo devi abbinare sempre alla grande Certo, quello ci vuole, determinazione, quello ci al vuole. grande carattere, alla grande
umiltà che ti serve, perché io oggi ho avuto la possibilità di vivere tutte queste belle cose, ho sempre riscontrato in questi miei primi 51 anni e mezzo che i grandi campioni hanno sempre una grande umiltà. Io, Jack, dico sempre che nella bocca del campione c'è sempre una grande umiltà e nella bocca del mediocre c'è sempre una grande presunzione. Questa è la vita che me l'ha insegnato, non solo il calcio. Poi ho avuto la fortuna di arrivare a certi traguardi e quando sono poi arrivato alla Juventus ho capito cosa volesse dire veramente la professionalità, lo stile, il modo di comportarsi, il modo di comportarsi in famiglia. Quindi la Juventus per me è stata una palestra di vita, certo, una palestra quotidiana, certo. Ancora oggi credo che sia molto formativa per me nel cercare di portare avanti la mia famiglia, nel condividere il mio tempo libero con le cose più importanti che ho, i miei 3 figli e mia moglie. E quindi grande. Credo che tutte queste cose mi hanno aiutato a raggiungere i miei traguardi, il traguardo che era quello di arrivare a giocare in una grande squadra, la mia squadra del cuore, che era la Juventus. E quindi credo che tutti questi sacrifici mi hanno aiutato e la famiglia mi ha sostenuto anche nei momenti difficili, che come tu ben sai, Jack, i momenti difficili sono quelli più importanti per poter raggiungere l'obiettivo, certo. Perché sono quelli che ti insegnano veramente a capire un po' tutto, perché misurano anche il valore delle persone che abbiamo intorno, assolutamente, e delle relazioni che abbiamo costruito. Assolutamente sì, anche perché nei momenti difficili, io ne ho avuti, per esempio posso citare dopo la mia partenza della mia carriera a Perugia in Pompa Magna, sono andata ad Avellino e avevo delle grosse difficoltà. Se non avessi avuto la mia famiglia, piangevo tutto il giorno, era il primo anno che uscivo di casa, se non avessi avuto mio povero papà e mia mamma insieme a mio fratello avrei avuto delle difficoltà. Poi dopo, in quei momenti, la famiglia mi è stata vicina, ho ripreso, ho avuto la fortuna di andare a Reggio Emilia e lì mi è cambiata la vita, perché ho conosciuto mia moglie e da lì ho conosciuto una ragazza che mi ha dato tantissimo, che mi ha fatto sempre stare tranquillo, no? Hai trovato altro equilibrio, mi ha sempre rispettato in tutto, ha sempre condiviso la mia grande passione e non mi ha mai fatto mai mancare niente, quella tranquillità necessaria per poter rendere sempre al massimo qualsiasi responsabilità se l'assumeva lei, e nel senso che se poteva evitarmi delle responsabilità era sempre disponibile, e soprattutto anche quando tornavo dai ritiri alle 2 della mattina, se avevo bisogno di un piatto di pasta non è che dormiva, ma era lì pronta ad aiutarmi. Quindi credo che anche la scelta di una donna a fianco tuo sia determinante per raggiungere certi obiettivi. Mia moglie Lara è stata fantastica, lo è tuttora, e nella crescita di tutto quanto. Credo che sia la persona che quando è vicino a me mi sento molto più sicuro, e credo che lo sia allo stesso tempo anche per i miei figli. Quindi, come vedi, nel raggiungere gli obiettivi credo che ci voglia sempre quel pizzico di fortuna, ma sempre un grande carattere, una grande caparbietà, e di non mollare mai anche nei momenti difficili. E io ci arriviamo. Ti posso adesso anche raccontare un aneddoto, scusa Jack, sì, no, quando giocavo nel settore giovanile del Perugia, per farti capire che mio papà doveva lasciare spesse volte il lavoro per potermi accompagnare all'allenamento, vivevamo comunque in una famiglia molto modesta come tante altre, però allo stesso tempo sapevamo che dovevamo fare dei grossi sacrifici per arrivare a fine mese. E un giorno mi accompagnò a fare una partita, io non mi impegnai al massimo, quando magari eravamo alla distanza di 5-6 km da casa, mi fece scendere e mi disse: adesso, visto che mi hai fatto perdere una giornata, oggi non hai corso, torni a casa a piedi. Mi fece scendere dalla macchina e lui si avviò. Poi dopo si fermò e mi fece risalire. Ma quel gesto, ancora oggi, a 51 anni e mezzo, mi fa capire quanto mio padre mi voleva far capire le cose, nel senso che quando si fa una cosa bisogna farla sempre nel migliore modo possibile. Quindi avere quel senso di appartenenza, quella dedizione, quella serietà. E valorizzare la fatica e i sacrifici degli altri. La fatica e i sacrifici degli altri, perché se una persona si sacrifica per te, quantomeno devi dare dimostrazione di far capire che il tuo impegno equivale al suo sacrificio. Certo.
Bellissimo. E quindi mi ha insegnato tanto. È per questo che io dico sempre che per raggiungere certi obiettivi è fondamentale avere sempre una famiglia dietro che ti aiuta. Quantomeno a me mi ha dato un grande aiuto. Prima la mia famiglia, mio papà, mia mamma e mio fratello, e poi da quando ho conosciuto mia moglie è stata fondamentale mia moglie. Guarda, hai detto tantissime cose molto importanti. Hai parlato del fatto che sicuramente il talento, scoprirlo e trovarlo è fondamentale, avere qualcuno che te lo valorizzi, ma poi soprattutto serve un grande gioco di squadra e un grande senso di sacrificio per raggiungere i risultati, perché tu quando parli della famiglia parli proprio come una squadra, parli proprio di una squadra. Prima il ruolo del tuo papà, della tua mamma, poi il ruolo di tua moglie, il ruolo dei tuoi figli comunque che sono la tua ispirazione, che sono, insomma, il fatto che tu vuoi essere un esempio per loro. Quindi, cioè, si vede proprio che cioè, il tuo cuore è proprio, cioè, batte forte per questa passione che hai, ma soprattutto hai cercato intorno a te delle risorse per ottimizzare queste tue possibilità, per voler arrivare a quell'obiettivo, che sapevi che poi dopo avrebbe portato un grande vantaggio anche a tutti quanti, perché poi lo sappiamo bene, alla fine quando uno ha una passione che poi si trasforma anche in una professione, quello diventa proprio un obiettivo che non fa soltanto il bene tuo, ma anche il bene di tutte le persone che ti sono vicine. Allora, adesso io vorrei arrivare al momento in cui tu sei arrivato proprio alla Juventus, quindi il grande salto di qualità della tua carriera, e ti volevo chiedere quanto è importante, quanto sia importante supportare e mettersi al servizio dei propri compagni di squadra per valorizzare le proprie qualità, ma anche quelle degli altri, no? A me mi viene in mente a quanto tu abbia proprio portato supporto, quanto tu ti sia messo al servizio di Vialli e di Del Piero per vincere quello che avete vinto insieme. Perché tu Ma è avevi anche stato. una forza fisica, ricordo bene, che era una delle tue caratteristiche principali. Sì, è stato fondamentale perché io, essendo stato juventino sempre, c'è stato un momento, Jack, dove c'era la possibilità, e anche io nella seconda, in pratica quando è finita l'era Trapattoni Boniperti, perché io sono arrivato con loro, poi è arrivato Moggi, Giraudo e Bettega con allenatore Lippi. Io devo dire che quando sono arrivato alla Juventus ho fatto di tutto per mantenerla, però poi quando sono arrivate anche altre persone come Lippi e altra società, sicuramente come tu ben sai c'è un calciomercato, portano giocatori nuovi, tutto quanto, e quindi in quel momento io dovevo andare al Napoli, c'erano richieste, ma non è perché non volevo andare al Napoli, però volevo restare alla Juve a tutti i costi, far capire alla nuova gestione, al mister Lippi, quello che valevo. E allora ci eravamo in pratica fatti una tournée pre-campionato dove io ero andato veramente molto bene, ma dovevo conquistare la fiducia della società e dell'allenatore. Ti racconto Certo, questo aneddoto. vai. E dovevamo fare un test con tutti quanti, correre dietro alla bicicletta fino allo sfinimento, fino alla resistenza. E io lì ho tirato fuori tutto quello che avevo perché volevo restare alla Juventus, volevo dimostrare in pratica al mister e alla società che volevo a tutti i costi questa maglia, me la sentivo mia addosso. E credimi, eravamo rimasti in quattro giocatori, io, Torricelli, Deschamps e Gianluca Vialli. Beh, io credimi, non ho mollato fino a che non mollavano gli altri, eravamo rimasti solo io e Gianluca Vialli, ho detto fino a che non molla Gianluca io non mollo, ma credimi, ero impiccato fino al collo, morivo, mi usciva il cuore dalla bocca, però non A ho costo di mai morire mollato. qui. A costo di morire, ho detto: devo dimostrare al mister, agli altri, che io voglio questa maglia a tutti i costi. Come ha mollato Gianluca, ho fatto ancora 100 metri in più, ma dovevo batterlo perché nella mia testa sapevo che Vialli era stato sempre il mio idolo, è sempre stato quel giocatore che mi sono sempre ispirato. Però ho voluto questa cosa a tutti i costi. Quindi questo è stato il mio punto di partenza per potermi guadagnare alla Juventus. Poi dopo la Juventus, come ti ho detto prima, per me è stata una palestra di vita, ho capito quanto sia importante il gioco di squadra. Certo. Io mi ricordo ancora il primo giorno, in pratica, dell'arrivo di Marcello Lippi, quando in pratica il suo discorso intorno alla squadra nel 94, ancora Roberto Baggio era in pratica non è arrivato in ritiro perché aveva fatto i mondiali in America, aveva fatto anche veramente molti molti gol, aveva fatto bene, però ci fece capire a tutti quanti che la Juventus non poteva dipendere da un solo giocatore, ma che Certo. tutti quanti
eravamo importanti e tutti quanti avevamo la stessa importanza. E questo suo discorso diede forza veramente a tutti quanti, quelli che in quel momento potevano essere Baggio e Vialli o Kohler o altri giocatori, e come in quel momento poteva essere Ravanelli, Di Livio, Torricelli, Carrera, quindi Porrini, Tacchinardi, Del Piero, eravamo tutti sullo stesso tutti sullo stesso piano, e quindi lì in quel momento ci siamo sentiti talmente tutti importanti, tutti pronti a lottare e a magari a fare qualsiasi cosa pur di ottenere la vittoria. Noi intanto eravamo non una delle squadre indiziate a vincere il campionato, perché c'era il grande Milan di Capello, c'era il Parma, c'erano squadre comunque molto forti, l'Inter, e noi eravamo partivamo da un gradino un po' più sotto. Però la nostra voglia di sacrificarsi, la nostra voglia di mettersi in discussione, la forza che ci aveva dato il nostro allenatore nel farci credere che noi eravamo bravi come Vialli e Baggio, in pratica questo discorso del mister ci aveva dato tanta di quell'autostima, tanta quella determinazione, tanta di quella forza, che eravamo pronti, se il mister ci diceva di saltare da 20 metri, noi saltavamo 20 metri. E credimi, abbiamo fatto una preparazione massacrante. Io mi ricordo che fino a settembre facevo fatica a fare un passaggio di 2-3 metri, esercizi durissimi. Mi ricordo ancora le nostre volte, io e Gianluca Vialli, come anche altri compagni, alla fine del primo tempo delle amichevole, fare 8 volte il chilometro a 3:30 sui tapis roulant, e quindi avevamo lavori massacranti sulla pressa con 400-500 kg. Per essere più pronti dal punto di vista fisico proprio. In quell'anno lì, nel 94-95, ci fu in pratica il cambiamento di tutta la metodologia di allenamento con l'arrivo di Lippi e il preparatore Ventrone. Ci cambiò un po' tutta quanta la strategia, e devo dire che poi dopo pagò veramente. Ma questa fortuna credo che sia Lippi che Ventrone lo hanno avuto, anche grazie alla grande stabilità, alla grande mentalità della società, che vedeva già lontano. Perché negli anni 94-95 investire tanto a livello di palestra, a livello di metodologia di allenamento totalmente diversa da come magari potevano essere gli anni fine 80, inizi anni 90, cambiò totalmente pratica, e noi in quel momento capimmo che questi allenamenti stavano pagando, e eravamo pronti a qualsiasi sacrificio pur di arrivare a stravolgere un po' anche le opinioni degli addetti ai lavori, dei critici, della critica, perché da essere una squadra forse un gradino sotto, eravamo arrivati a una squadra dove tutti in pratica prendevano esempio, anche perché noi abbiamo cambiato metodo di tattico, iniziamo a giocare un calcio totale con il 4-3-3. E quindi iniziamo a vincere e a cambiare un po' tutto quanto. Quindi è un metodo di lavoro, tutti ingaggiati, e poi soprattutto tanto lavoro, perché comunque alla fine, se tu dici dai, iniziamo a giocare così, coinvolgiamo di più tutti, sì, però ci vogliono anche i fatti, cioè nel senso, le idee possono essere buone, ma poi se non lavori più degli altri, tu quel ritmo non riesci a tenerlo. E il discorso che hai fatto, che fece Lippi su Baggio, è stato molto bello, perché noi tante volte anche nei corsi di formazione riferiti alle aziende, che abbiamo fatto anche insieme, tu vai a parlare ai team di manager, e c'è il rischio di trovare delle volte quello di talento che sia il leader identificato dal gruppo, è pericolosissimo, perché il giorno che non funziona il leader, il giorno che non sta bene lui, cioè il giorno che non gioca bene Roberto Baggio, cosa facciamo? Mettiamo i remi in barca? Invece se tu dai la responsabilità a tutti quanti in egual misura, e comunque dici, ragazzi, qua non è che c'è lui, se c'è lui o non c'è lui, si vince, si gioca per vincere, e questa cosa qui poi dopo fa la differenza, perché tutti quanti si sentono di poter dare un po' di più. Ma guarda, questa era una mentalità che nel nostro spogliatoio, al di là che Vialli e Baggio sono stati due nostri capitani straordinari, credo che Baggio sia stato un giocatore strepitoso, uno dei giocatori più forti degli anni 90 in Italia, se non il numero uno. E Vialli è stato un trascinatore, un ragazzo che sapeva ogni parola, quando doveva spenderla, in che momento, poi usava la carota nel momento giusto, il bastone, il nostro punto di riferimento. Però quella squadra, al di là di tutto, Gianluca Vialli era amato anche perché la sua leadership
comunque l'avevai letta allo spogliatoio. Non è che il mister o la società aveva detto Gianluca Vialli è il capitano e comanda lui. Gli ha messo lui. Un cartellino, esatto. La leadership la elegge lo spogliatoio. Lui era visto da noi come il punto di riferimento. Io parlo l'anno della Champions League, perché l'anno, il primo anno, c'era Roberto Baggio. Comunque erano due capitani di esempio, comunque due che comunque con la loro professionalità, col loro talento, con la loro umiltà, sempre pronti alla battuta, sempre pronti a organizzare una cena se magari il momento era un po' difficile, per stemperare un po' le tensioni. Quindi sempre pronti ad arrivare prima all'allenamento, Gianluca, l'ultimo ad andare via, ad incoraggiarti, a darti una pacca sulle spalle. E eravamo arrivati con la sua semplicità, con la sua umiltà, anche ad arrivare a essere 22, 23, adesso non mi ricordo, i giocatori leader. Quindi anche qualora non ci fosse stato Roberto Baggio o Gianluca Vialli all'interno di una partita difficile, la squadra sapeva già come comportarsi. Perché eravamo tutti lì pronti a sapere quello che dovevamo fare. A prendersi le proprie responsabilità. Le proprie responsabilità. E non è che ci piangevamo addosso se mancava un giocatore così importante. Noi siamo andati a giocare una partita con la Lazio, mi ricordo, dove mancavano diversi giocatori. Mancava, mi sembra, Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Siamo andati io, Del Piero, poi esordì Ciccio Grabbi che fece gol. E siamo andati a Roma e vincevamo a 3 minuti dalla fine 4-1. Per dirti, questa mentalità non è che una squadra lo fa solo un giocatore, ma una squadra si costruisce con la mentalità, con la voglia di sacrificarsi, mai anteporre gli interessi personali a quelli collettivi della squadra. Io sono cresciuto in una società che mi ha insegnato questo, forse è anche per questo che non amo mai quei giocatori che pensano solo a se stessi. Non mi sono mai piaciuti, forse passerò anche per antipatico, però mi piacciono quei giocatori che sono cresciuto con questi giocatori e non posso cambiare. Vialli mi ha insegnato questo, la Juventus prima la squadra e poi prima l'obiettivo lo adatto all'obiettivo della squadra. All'obiettivo della squadra, prima quello che viene la squadra, perché se mi arriva un direttore di azienda e mi dice dobbiamo ottenere questo risultato, non posso pensare che io questo risultato lo posso ottenere solo ed esclusivamente salvando il mio sedere. Io devo salvaguardare tutta l'azienda, quindi per salvaguardare l'azienda, salvaguardare la squadra, ho bisogno di tutti i miei compagni e l'allenatore ha bisogno dei propri giocatori, e non è che ha bisogno solo di Vialli e Baggio, Marcello Lippi. Marcello Lippi ha bisogno di Ramanelli, di Torricelli, di Porrini, di Tacchinardi, di Peruzzi, di Carrera, e quindi questa mentalità di gente che gioca poco ma tiene alto il livello dell'allenamento. Ma no, ma poi tanto al di là di giocare poco, Jack, si gioca tutti alla stessa maniera, perché quando tu poi dopo in determinati momenti dell'allenamento quotidianamente fai vedere la tua passione, la tua determinazione, la tua volontà, il tuo carattere, lo trovi sempre, perché il mister lo sa che se non può rischiare un giocatore che non è al 100% quando ha un giocatore che si può fidare ciecamente. È così quando manca un team manager, manca una persona importante all'interno dell'azienda, c'è subito un'altra persona che lo può sostituire se tu l'hai cresciuta con una certa mentalità, con una certa programmazione. Non puoi pensare di avere uno o due giocatori che possano portare avanti una squadra. È una mentalità perdente, è troppo rischioso. Esatto, quindi hai bisogno di tutta la squadra e non avrai mai problemi, e se ci sarà un problema sarai sempre pronto a risolverlo, perché tutti ti diranno quello che pensano. E non si lavano le mani e nei momenti difficili non si tirano indietro, perché tutti sono nella stessa barca, tutti si sentono importanti. Se uno ha giocato due partite in meno o due partite in più, però si sente partecipe di quel trofeo. Perché quando noi abbiamo vinto la Champions League c'è stato Carrera, c'è stato Marocchi, c'è stato Lombardo che erano in tribuna. Però loro si sono sentiti talmente gratificati di alzare la coppa tutti insieme. Quella coppa è anche la loro. È come quando io poi dopo non ho fatto la Coppa Intercontinentale, perché sono andato via dalla Juve, ma quella Coppa me la sento anche mia, perché io ho contribuito a andare a giocare quella finale contro il River Plate. E è questa la mentalità che le squadre, ma soprattutto gli allenatori, devono fare, e i direttori, i presidenti, i direttori di azienda devono avere nei confronti dei loro allievi. Creare questa mentalità, secondo me, a me la Juventus mi ha insegnato questa mentalità, e vedo che ancora oggi, al di là dei colori,
Questa mentalità paga la programmazione, poter sentire importanti tutti quanti. Oggi vedo che quando anche chiamano giocatori magari meno importanti dai cosiddetti tifosi, meno bravi, meno talentuosi, però la Juve li chiama in causa, sono sempre lì pronti a dare il massimo. I Di Sciglio, i Rugani, quindi sono sempre lì pronti. Perché il sistema è fondamentale, il sistema, è la mentalità. Che è costruito, assolutamente. E poi dici, cosa c'ha la Juventus all'interno per poter... Intanto la Juventus è stata una società dove è da quando è nata vive sempre con lo stesso padrone, con la famiglia Agnelli, e quindi ha questa mentalità, ha questa serietà, e tu quando entri dentro alla Juventus percepisci subito e respiri subito un'aria di grande professionalità, di grande educazione. E poi ti allinei. Ti allinei, non puoi perché innanzitutto quando sei all'interno di una squadra come la Juventus esiste sempre lo zoccolo duro. All'epoca c'era Vialli, Baggio, io e tanti altri, Peruzzi, Ciro Ferrara che mi sono che ti fanno capire subito che aria tira nello spogliatoio. Ciro Ferrara che è uno di quei giocatori che è stato in quegli anni fondamentale per le vittorie, perché era il nostro racconta barzellette nei momenti e che poi difficili, lì se l'è portato con lui ai mondiali, ha vinto, no? Un uomo vincente, un uomo che crea spogliatoio. Ecco, io è un altro giocatore molto importante che mi ero dimenticato, è Ciro Ferrara, insieme a Angelo Peruzzi, a Di Livio, a tanti altri giocatori, Del Piero che anche era giovane lì. Peruzzi che non si lamentava mai. Ma Angelo è stato uno di quei leader silenziosi, sapeva sempre quello che diceva. Rampulla, che era un dodicesimo portiere, e ogni volta che veniva chiamato in causa era sempre pronto. Poco tempo fa mi sono rivisto il quarto di finale con il Benfica, che ha giocato, ha fatto una grande partita. Quindi vedi, è questo quello che voglio dire, tutti sullo stesso piano, e quando sono sullo stesso piano si ottengono sempre dei grandi risultati. Bravissimo, è vero. Ascolta Fabrizio, guarda, come ti avevo detto, infatti il tempo vola, però noi abbiamo ancora 5-6-7 minuti, perché possiamo andare anche un po' più lunghi, di poco poco, perché abbiamo iniziato puntualissimi, però ci sono alcune domande belle che volevo farti, perché volevo coinvolgere le persone che ci stanno seguendo. Intanto il grande Nicola Rocchelli, che è un collega, ti dice che ti saluta la Juventus Official Fan Club di Randstad, perché in Randstad abbiamo anche accesso di altre squadre, ma qua nominiamo la Juventus. Poi vabbè, ti salutano tutti, l'Angela Tenerella, Valentina che era con noi all'evento che abbiamo fatto insieme a Perugia, Mike Maric che è il campione del mondo di apnea, ti saluta, ci segue. Grazie. Ti volevo fare una domanda bella, perché volevo parlare di un argomento velocemente, e però volevo trovare bene chi l'aveva detta. Allora, praticamente parlava, eccolo qua, Fede Berta dice: ciao Fabrizio, sarebbe bellissimo raccontassi come nasce la tua mitica esultanza con la maglia in testa. Se ci racconti qua. Sì. E soprattutto perché, quanto è importante, Fabrizio, anche saper celebrare, no, i successi. Perché uno fa tanta fatica, uno tiene duro, uno insomma fa fatica, sacrificio, ma poi quando raggiunge i risultati, quelli eclatanti, ma anche quelli più piccoli, quelli singoli, no, vanno festeggiati, se no... cioè, ha tutto lo stesso, sempre tutto lo stesso sapore, diventa tutto troppo pesante. Assolutamente sì, vanno festeggiati alla grande, perché uno credo che quando fa tanti sacrifici per raggiungere il proprio sogno, il proprio obiettivo, il proprio traguardo, il proprio trofeo, è logico che va festeggiato alla grande e al 100%. Però ti posso anche dire, Jack, che quando da quando sono la Juve ho questo pensiero, ho questa mentalità che, raggiunto l'obiettivo, devi subito pensare l'indomani al prossimo, perché ti insegna a capire che nella vita non ci si ferma mai, dobbiamo pensare sempre al successo successivo, e se ci fermiamo a pensare quanto siamo stati bravi a raggiungere il primo obiettivo, non dico quindi che sei morto, festeggiare ma poco, credimi, il giorno dopo devi essere subito lì pronto a pensare e riprogrammare la stagione Ventura, la stagione che viene, in pratica i propri obiettivi. Festeggiare sì, ma con la consapevolezza di dire
sono in una grande squadra, sono in una grande azienda, non mi posso assolutamente fermare. Se voglio rimanere in alto, la mia testa deve felicità, la mia testa deve esultare, ma fino a quel momento dove devo dire basta, perché io appartengo in un'azienda che arrivare secondo è una sconfitta, e quindi io devo cercare di lavorare per poter continuare a vincere. Grande. E quindi quella maglia in testa nasce in una partita con il Napoli di Boskov, dove il 94-95 non stavamo giocando molto bene, avevamo rischiato anche di prendere gol. All'intervallo il mister Lippi, con la sua classe, con la sua determinazione, disse: ragazzi, oggi è una di quelle giornate dove non stiamo giocando bene, niente ci riesce, ma se stiamo tranquilli, siamo concentrati, continuiamo a essere comunque sempre determinati, pur giocando male, visto che noi abbiamo 22 campioni, uno dei nostri campioni, anche ai 5 minuti della fine o l'ultimo minuto della fine, ci farà vincere la partita. E sarà così, ragazzi, credetemi. Torniamo in campo, siamo fiduciosi, e è stato che a 5 minuti dalla fine Alessandro Del Piero, una palla di esterno destro, me la lancia all'interno del limite d'aria, io la stoppo di controbalzo, mi esce, taglia la tela, e di controbalzo calcio questa palla che va a finire sotto la traversa. E lì non so per quale motivo, nell'andare ad abbracciare Marcello Lippi, che aveva previsto la partita, a festeggiare insieme a tutti i miei compagni, mi è venuta così, non so da cosa, di mettere la maglia in testa. E da lì è iniziata la mia esultanza dall'uomo mascherato. Il giorno dopo mi ricordo che il Corriere dello Sport aveva in pratica intitolato "L'uomo mascherato fa vincere dalle tre spettacolo punti", sono una cosa del genere. Bellissimo. E da lì ho iniziato sempre a esultare così, che poi dopo mi ha portato fortuna. Sei grande, guarda, grandissimo. Allora guarda, addirittura qua intonano un coro, dicono: nell'attacco della Juve c'è una grande novità, c'è Fabrizio Ravanelli, Beniamino degli Ultra, Ravanelli ale ale. Però ho visto che c'è Randstad Romania che ci segue e ti saluta. Grazie. A me piaceva tantissimo quando, esultando, facevo il giro della bandierina del calcio d'angolo, grande Fabrizio. Guarda, ti ringraziano tutti, anche soprattutto per le tue parole sul collettivo, sul sacrificio. Guarda, Angela dice che cuore, che passione, proprio io lo sapevo che poteva trasparire a tutti questa cosa. Fabrizio, guarda, noi abbiamo finito, non ti rubo più tempo perché i nostri 35 minuti, 36 minuti li abbiamo fatti e cerchiamo di rispettare i tempi. Io sono stato felicissimo di averti qua perché sei veramente carichissimo, hai una grinta, e io spero che insomma potremo fare tante aule come quelle che abbiamo fatto in passato insieme. Spero di organizzarle bene, anche tante da webinar, perché stiamo lavorando tanto via webinar anche con gli sportivi e con tante aziende. Ti coinvolgeremo presto, perché secondo me, soprattutto in questa fase di ripartenza, sarà molto importante fare ricominciare le persone a lavorare con lo spirito giusto, e secondo me tu sei capace di trasferire in un modo incredibile che non tanti riescono a trasmettere. Quindi grazie mille per il tuo tempo, la tua presenza e la tua voglia di condividere. Grazie Jack, ti ringrazio per il tuo invito, mi ha fatto veramente piacere. Volevo ringraziare tutti i ragazzi e ragazze che ci hanno seguito, e che è stato veramente bellissimo questo tempo poterlo condividere con loro e raccontare la mia esperienza, che mi fa sempre piacere che chi ama il calcio, chi ama mettersi in discussione, possa conoscere, come si dice, le storie di chi magari ha avuto forse fortuna, anche un pochino di bravura, e raggiungere i propri obiettivi. Io mi è piaciuto esporre oggi con te, Jack, qualcosa della mia carriera. E in più volevo fare, da quello che so, gli auguri a tua figlia, che grazie, è il suo compleanno. Gli mando un grandissimo bacione, un grande abbraccio, e che si, anche se in un momento difficile, si possa, come si dice, godere questo giorno fantastico insieme alla sua famiglia fantastica. E niente, complimenti. Sei ti ringrazio tantissimo. Grazie di cuore, grazie di cuore. Ciao Fabri. Ciao ragazzi, ciao ciao. Direi grandissimo.
Grandissimo Fabrizio, veramente. Io spero che insomma, la sua energia sia arrivata anche a voi, ma ho visto di sì perché avete scritto tantissimi commenti spettacolari e secondo me lui è veramente bravo e ha una grandissima umiltà e una capacità di trasferire quello che ha provato durante la sua carriera in una maniera incredibile. Quindi grazie anche per gli auguri che fate a Carolina. Sono contento che anche questa diretta vi sia piaciuta e vi do l'appuntamento alla settimana prossima, mercoledì prossimo. E forse cambieremo leggermente di un quarto d'ora l'orario perché avremo un ospite, grande Nicola, grande tutti, anche la Pia. Avremo un personaggio veramente molto interessante, bellissima storia anche mercoledì prossimo, quindi mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a diffondere, ok? Un abbraccio a tutti, buon lavoro!